Sabato la stagione 2015-2016 del volley con due formazioni di Cerignola, esattamente la Libera Virtus e l'Iposea Udas, che parteciperanno ai campionati di serie B2 nazionale sia femminile che maschile. Le ragazze guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia esordiscono in trasferta contro la formazione campana dello Scafati, che è arrivata alla quarta serie dopo aver vinto i playoff regionali nel maggio scorso. Le ragazze guidate dalla coppia Drago Di Lucia sono ben pronte per affrontare il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia emozionante. Stessa cosa per l'Iposea Udas, che nella storia per la prima volta parte con la B2 nazionale uomini. La prima è prevista questo pomeriggio al cospetto in casa al Palo di Leo delle Gioie del Colle. Totalmente rivoluzionata la formazione udassina a partire dalla guida tecnica passata nelle mani di Leo Castellaneta, che avrà la continuità insieme all'ex coach Roberto Ferraro. Una sfida di certo interessante e da seguire, malgrado la formazione ospite possa pagare qualche dazio relativo all'inesperienza. Una interessante domenica di basket attende i tifosi delle formazioni ofantine. L'Allianz Udas, dopo il turno di riposo, torna in campo nella quinta giornata del campionato di Serie C Silver con la sfida al Palla di Leo alle 18 contro il Bisanum Bieste, attualmente capolista del torneo. Gli uomini di coach De Santis sono decisi a fare risultato pieno contro la formazione biancazzurra di Luigi Marinelli, che ha preparato con estrema cura a questa gara ben sapendo delle difficoltà. Nel gruppo si è allenato anche Mike Mallat. Risolto il problema relativo al transfer, l'americano potrebbe esordire dal primo minuto. L'Olimpica Basket cerca delle conferme importanti dopo la sorprendente e meritata vittoria casalinga contro la Juve Trani. I gialloblu di Giovanni Gesmundo chiedono punti pesanti alla trasferta contro il Valentino Castellaneta, che a dispetto dell'anno precedente si trova nelle zone basse della classifica. Il coach locale spera di sfruttare il turno tra le mura amiche per dare una scossa ad un ambiente finora deluso. Per i gialloblu ofantini invece si continua a lavorare con umiltà per togliersi qualche soddisfazione, e quella contro la Juve Trani di 6 giorni fa è stata davvero la goccia che dà il là per una stagione che si prospetta sicuramente ricca ancora di grandi sorprese ed emozioni. Smaltita con soddisfazione il doppio impegno della nazionale azzurra, che ha consentito il passaggio agli europei del prossimo anno, l'attenzione ritorna sul campionato di calcio con l'ottava giornata del girone di andata e con due incontri importanti per l'alta classifica. Alle 18 all'Olimpico sfida tra Roma ed Empoli. I giallorossi di Rudy Garcia sono reduci dalla bella vittoria ottenuta 2 settimane fa a Palermo con il punteggio di 4-2, mentre l'Empoli, che aveva cominciato in sordina, pian piano poi ritagliandosi un ruolo importante, aveva vinto in casa contro il Sassuolo per 1-0. Riscatti sono attesi per Torino e Milan. I Granata ospitano i rossoneri nella gara delle 20:45. Gli uomini di Ventura sono reduci dalla sconfitta subita ad opera del Carpi per 2-1, mentre il Milan era stato sconfitto con un perentorio 4-0 dagli azzurri del Napoli.